L'organizzazione del festival necessita durante l'anno mesi di lavoro. Giovanni Belfiori, direttore del festival, Claudio Novelli, il nostro storico, Giorgio Santelli di Re News 24, Alessandra Longo di Repubblica e Nando Dalla Chiesa, che arriverà tra noi venerdì, Lorenzo Salvia del Corriere della Sera, Paola Delle Fratte di Rai Cinema, Katia Migliori dell'Università di Urbino, sono quasi tutti qui presenti con noi in questo momento, meritano qualcosa di più oltre ad un doveroso applauso, perché questi veramente il festival lo fanno loro. Senza loro il festival non sarebbe possibile, ma se il festival deve diventare patrimonio della città e della sua amministrazione comunale, della provincia, della regione, riteniamo giusto e doveroso avviare una discussione dopo le prime tre edizioni al fine di elaborare un progetto credibile per il prossimo futuro. Un altro grazie inoltre a tutti quegli sponsor, che sono tanti e che li vedete anche qua, che ci permettono insieme alle istituzioni pubbliche di mettere in piedi un'organizzazione così complessa ma anche onerosa. In questi giorni, non a caso, la provincia di Pesaro Urbino è stata classificata al secondo posto dopo quella di Arezzo, con l'8% di valore aggiunto e il 9,3% di occupati legati alle attività industrie culturali. E quanto emerge dal rapporto 2015 dell'associazione Io Sono Cultura. Chi ci segue dall'inizio di questa rassegna si ricorderà della nostra prima edizione, quando in quell'occasione fu detto che con la cultura si mangia, nel senso che si creano posti di lavoro. E seguendo quell'indicazione con grande sacrificio abbiamo mantenuto il nostro impegno mobilitando soprattutto il settore privato. Per la prima volta quest'anno abbiamo anche 8 stagisti dell'Università di Urbino, della Facoltà di Scienza delle Comunicazioni, che sono qui tra noi e che hanno cominciato già da questa mattina a lavorare, eccetera, eccetera. Quindi è una di quelle cose che ampliano e rendono, diciamo, più positiva la nostra attività. Noi vorremmo continuare su questa strada, ampliando le potenzialità che Festival Passaggi, Festival Nazionale di Saggistica, unico in Italia, ha in sé, ma come capirete non dipende solo da noi, ma soprattutto, innanzitutto, dal calore, dal numero e dal modo in cui ci seguirete in questi giorni. Diamo subito la parola ai nostri ospiti, invitando sul palco per il saluto della città il vice sindaco di Fano, Stefano Marchegiani. Buonasera a tutti, benvenuti a questa edizione del Festival Passaggi. Io porto il saluto del sindaco, che si è preso una settimana di riposo, meritatissima devo dire, e la soddisfazione dell'intera giunta, dell'amministrazione comunale nel suo complesso, perché come ricordava Cesare Carnaroli, mettere in piedi un festival di questo tipo è un impegno assolutamente straordinario. E la nostra città se ne giova con arricchimento in questi giorni, basta guardare il programma e basta vedere le suggestioni che ci sono state date nell'intervento che mi ha preceduto, perché in un tempo in cui, insomma, mi pare che questo sia anche uno degli aspetti che verrà trattato tra i tanti appuntamenti del festival, noi siamo un po' la Repubblica del selfie, no? Ci fotografiamo continuamente, c'è una sorta di narcisismo e di abuso della parola, del linguaggio, non la voglio far lunga su questi temi che sono stati dibattuti a lungo, fare un momento di pausa, di riflessione nella nostra città, nel cuore della nostra città, penso che sia, come hanno dimostrato le edizioni precedenti, molto gradito come palestra di idee, come modo di incontrarsi, di interloquire, di sentire posizioni anche molto diverse. Questo è un festival, voglio dirlo perché c'è stata qualche osservazione, il festival di qualcuno, questo è un festival che ha ospiti anche molto scomodi per chi magari è filo governativo o per chi ha delle posizioni che vengono assimilate alla gestione del festival. Io credo che
sia un festival proprio vero questo qui, un festival che ci consentirà di sentire sfaccettature molto diverse. Lo dico con soddisfazione perché il programma che l'amministrazione comunale sta mettendo in campo in un momento di enorme difficoltà economica, in cui appunto gli appuntamenti culturali che vanno sostenuti per quell'equazione che veniva ricordata, che non è un'equazione perché abbiamo visto che anche in un evento turistico culturale come il Carnevale ogni euro investito ne produce 5 nell'economia della città, oppure il vicino ROF, sappiamo benissimo che per ogni euro investito fa ricadere 7 euro nell'economia pesarese o della provincia. Quindi i dati ormai ci sono tutti, ci dobbiamo credere, questo è il nostro patrimonio, la miniera che abbiamo ereditato e che dobbiamo allevare e continuare, perché diventa non solo una soddisfazione per chi immagina la vita come un piacere anche intellettuale, ma che poi può consentire un progetto personale più edificante, un abbracciare il mondo, un abbracciare oltre alle tradizioni locali che ci piacciono a tutti, anche quello che accade un pochino al di là della nostra soglia, e soprattutto cercare di avere qualche risposta ai grandi quesiti che ci attanagliano quotidianamente. Dicevo allora, quest'anno l'amministrazione è intervenuta ospitando per un paio di giornate il Festival del Giornalismo Culturale, un festival bicefalo con Urbino, perché nasce Urbino, abbiamo accolto l'invito dell'amministrazione Urbinate di avere due giornate anche qui, sono state due giornate straordinarie, importanti, ancora non radicatissime, i festival hanno bisogno di anni per radicarsi. C'è impegno anche lì, impegno di energie economiche, ma la ricaduta è stata importante se non altro per la rassegna stampa e per la gente che è venuta ad approcciare degli argomenti che in una città medio-piccola come Fano sono abbastanza rari. Poi abbiamo letteraria è una cosa anche lì nata nelle scuole, il coinvolgimento di nuovi istituti scolastici, 63 titoli dati alla mediateca che hanno fatto innalzare il picco dei prestiti, quindi la gente che torna a leggere, laboratori didattici e passaggi, ma anche cortili letterari, ma anche i bellissimi spettacoli o comunque cenacoli culturali messi in campo dai circoli culturali di Fano. Ne ricordo solo due, l'Università dei Saperi, il Bianchini, per esempio, una città molto viva, attenta a queste cose, che per un po' di tempo probabilmente è stata in stand-by su alcuni settori. Noi vogliamo riaprire con entusiasmo i momenti di riflessione, e stasera io ringrazio il maestro Mattiacci e il professor Corà che sono qui con noi, si apre molto bene, peraltro con un dono provvisorio, ovviamente temporaneo, questa meravigliosa scultura di cui si parlerà, che è il simbolo di una società che vuole rimettersi in cammino, che non vuole avere paura, che vuole accettare le sfide, lanciare oltre alla siepe lo sguardo, e Leopardi sta anche nei pacchetti del festival, un festival che parla di tante cose, parla dell'amore, parla del cibo, mette in discussione Expo, dicevo, un festival anche scomodo, no? Che non ha paura di mettere, di sottoporre a vaglio critico tutto quello che si fa, al di là delle patinature, e quindi penso che Fano debba essere orgogliosa di questa iniziativa, a cui io faccio i migliori auguri e auguro a tutti voi un buon ascolto, un buon divertimento, interazione in queste belle giornate. Grazie a tutti. Grazie al Vice Sindaco. Inviterei il consigliere regionale Renato Claudio Minardi che ci porta il saluto della Regione. Grazie Carnaroli, porto il saluto indegnamente del Presidente Ceriscioli che è impegnato a Roma, come è stato detto, e lo porto anche in rappresentanza del consigliere collega Boris Rapa, per sottolineare l'importanza di questo festival non solo per la città di Fano ma direi per l'intera regione. È l'unico festival della saggistica in Italia, per cui devo fare i complimenti agli ideatori, andando dalla Chiesa, a Cesare Cannaroli, a Giovanni Belfiori, che sono il motore di questa iniziativa, di questa manifestazione, di questo evento culturale, perché la saggistica è ovviamente un momento di discussione, un momento di riflessione, un momento
momento nel quale si fa riflessione, si discute, si dibatte da posizioni diverse. Il fatto che a volte la discussione possa anche diventare scomoda è comunque, ritengo, una grande opportunità. Gli elementi che vengono trattati, lo sport, la storia, la cucina, la filosofia, il giornalismo, la politica, sono tutti elementi di valore, di approfondimento e comunque un'occasione di crescita. Vorrei soltanto fare una sottolineatura in un territorio come questo nostro, come il territorio marchigiano, un territorio ricco di arte, di storia, di cultura, un territorio che ha anche grandi opportunità dal punto di vista turistico. Il turismo va di pari passo con la cultura va di pari passo con il turismo e va di pari passo con l'economia, quindi non è vero che la cultura non produce posti di lavoro, con la cultura si mangia e come. E proprio per questo volevo rilevare come in questo evento, che è l'unico a livello nazionale, quindi la Regione Marche è orgogliosa di ospitarlo, e io ritengo che qui con Boris stasera ci possiamo prendere anche un piccolo l'impegno di provare durante questa prossima legislatura che inizierà lunedì prossimo di sostenere magari in modo più consistente come Regione Marche questo evento, che è un evento unico in Italia e possiamo dire a maggior ragione unico nella nostra regione. Una sottolineatura però la volevo fare su un altro tema. Ho visto nel programma che c'è il laboratorio di legalità e politica promosso dal Centro Studi Stefanini che ha un evento nei prossimi giorni che riguarda il tema della formazione politica dei giovani. Ecco, è un tema che mi sta molto, molto a cuore, in particolare in questo momento dove c'è tanta demagogia, tanto populismo, tanta disaffezione alla politica, anche tanto qualunquismo. Ecco, però la politica non è fatta soltanto di coloro che riempiono le pagine dei giornali che sbagliano, che hanno sbagliato, che approfittano della cosa pubblica per interessi personali. La politica è fatta anche di tante persone che sono i volontari, quelli che tengono aperte le sedi delle sezioni, quelli che attaccano i manifesti, quelli che fanno i volantinaggi. A quelle persone ovviamente dobbiamo grande rispetto. E quindi questa occasione di formazione della legalità deve essere un modo perché la politica soprattutto ritorni ad essere il luogo dove si lavora per il bene comune, il luogo dove ci si mette a disposizione, perché la politica, se volete, è anche una missione, dove chi fa politica è a disposizione dei cittadini, non va a ricoprire dei ruoli per un interesse personale. Dicevo durante la recente campagna elettorale che ci ha contraddistinto fino a qualche giorno fa, l'elezione non è un punto di arrivo, l'elezione è un punto di partenza, perché si deve lavorare per la comunità per la quale si è stati eletti e per gli obiettivi che la comunità vuole e deve perseguire. Quindi l'occasione di fare questo corso di formazione politica è un modo per fare in modo di avvicinare i giovani alla politica, perché la politica ha molto bisogno di giovani. Complimenti agli organizzatori e come dicevo faremo di tutto nei prossimi mesi per fare in modo che questo festival diventi veramente un luogo non solo per la regione ma un luogo fortemente sostenuto dalla Regione Marche. Grazie. Noi prendiamo in parola gli impegni del consigliere, quindi, e adesso passiamo subito ai nostri ospiti, Eliseo Mattiacci e il professor Bruno Corà. Prego. Iniziare ringraziando tutti i presenti. Non sono abituato. Prova. Volevo ringraziare tutti i presenti, che mi sembra una cosa molto interessante questo festival. Poi quest'anno hanno messo anche una scultura, però è una cosa che funziona bene, attira anche le persone. Questa è una scultura che non è stata mai esposta, è stata fatta nel 65 in un'officina a Cagli, è rimasta lì perché era troppo pesante. Poi dopo si è spostata da casa in casa, ma poi
è rimasta ferma per parecchi anni. Comunque è una scultura che su una dinamica del movimento, del senso un po' futurista, no? Però quel futurismo che funziona, che si sente l'energia. Comunque, questa, diciamo, è un'opera prima che io andassi a Roma, perché chi vuol fare l'artista bisogna che si sposta dalle piccole città, anche se ci sono i mezzi televisivi o altre cose, che sembra che anche se stai in una montagna oppure in un piccolo posto riesci a comunicare, invece le cose vanno viste dal vivo, vanno toccate, vanno fatte in modo che reagiscono anche i giovani che lavorano nelle accademie, che si devono essere pronti a, l'importante è partire, poi si può pure ritornare dopo tanti anni. Le Marche è una città, che una regione fantastica, se noi pensiamo agli artisti che ci sono in questa regione a livello di grande qualità, non ce l'ha nemmeno una città come Torino, come Milano, e questo è importante. Comunque, queste cose sono importanti perché devono andare nei posti dove c'è la dialettica, dove c'è l'incontro, che si può, possano scambiarsi quello che pensano, e diventa un po' molto costruttivo. Infatti io dicevo che sono partito per Roma perché sono delle Marche di Cagli, e questo mi ha fatto capire che a quell'epoca, che se uno voleva fare l'artista doveva partire e andare all'avventura in un posto che ti poteva, potevi scambiare parole, potevi scambiare quello che facevi, in modo che si riusciva a fluidificare un po' l'idea del fare. Comunque, dicevo che ci sono molti artisti in queste Marche, che sono molto importanti, però la regione Marche non è riuscita ad avere un luogo dove mettere, non chiamiamolo museo, però chiamiamo centro di cultura artistica, si può chiamare diversamente, chiamare la museo diventa una cosa un po' troppo, diventa come limitata oggi. Però appunto sto fatto che non c'è un luogo, questo fa capire che le cose si fanno con le cose. È importante che non si può fare del mostrismo senza che rimane un'opera come che documenta il passaggio di questa cosa, mi sembra anche il titolo, che è molto interessante. Perciò dicevo che sto fatto che non viene arricchita dal passaggio che uno fa una mostra, una cosa, non sono riusciti a coinvolgere le persone per dare un valore alle opere che si fanno. Allora la città, i giovani, tutto si
si carica e vengono coinvolti. E qui invece rimane, non rimane un passaggio importante. Bruno, dopo ritorno, però adesso... Va bene. Eliseo Mattiacci ha toccato un punto qualificante di questo incontro, il concetto di passaggio, di ciò che resta, di quanto diciamo, si affaccia nella nostra azione, nella nostra vita, nel nostro lavoro e quindi la testimonianza di questa azione, l'opera. Direi che una riflessione su questo, diciamo, porterebbe a dare proprio un po' il senso stesso, diciamo, di questo incontro, perché questo titolo che, o meglio, questo sottotitolo che recita in un tempo senza epoca, passaggi in un tempo senza epoca, anche piuttosto, diciamo, potrebbe essere un titolo quasi drammatico, no? Perché invece che un tempo senza epoca sembrerebbe, come ha detto Mattiacci, un tempo senza testimonianze, senza opere, senza qualche cosa che configuri questo tempo. Tempo che noi tutti sappiamo è una delle dimensioni più difficili, più sfuggenti da poter definire, tanto che Sant'Agostino, che ha espresso forse il pensiero più laico che possa esistere sulla dimensione del tempo, ha detto: io, se qualcuno mi domanda cosa sia il tempo, non so cosa dire, però se nessuno me lo chiede, dentro di me lo so cos'è il tempo. Quindi la valutazione del tempo è una valutazione interiore, soggettiva. Ecco, però un tempo che non lasci traccia, che non lasci testimonianze, opere, è veramente un tempo, sarebbe veramente un tempo infelice. Ma di fronte al pessimismo sempre attivo, diciamo così, degli artisti, che sono per natura e devono esserlo per natura critici, perché sono coloro che modificano, sono coloro che trasformano, sono coloro che cambiano lo statu quo della realtà attraverso il pensiero, attraverso la loro opera. Nonostante ciò, diciamo, il lavoro noi lo conosciamo, esiste. La locomotiva che stasera figura nella piazza davanti alla chiesa di San Domenico, che ho poco fa osservato e che avevo prima visto solamente una volta di fronte alla casa natale di Mattiacci a Cagliari. Bene, quest'opera effettivamente è un emblema, è una traccia importantissima di quella che è stata tutta l'azione della generazione a cui Mattiacci appartiene. Ma guardate, è così strano che quest'opera proprio sia stata decisa in qualche modo da Eliseo stesso perché fosse qui. È in realtà un'opera che ha uno stretto legame con tutta la storia dell'arte italiana del XX secolo, perché troviamo il soggetto della locomotiva, sia pure dipinto, sia pure attraverso la figurazione mimetica, nella pittura di Boccioni. C'è un importantissimo dipinto di Boccioni proprio dei primi anni del secolo, del XII, che è intitolato proprio a questa macchina, la locomotiva, che è un insieme di gesti, di stesure, eccetera, dinamiche, dinamico-plastiche, perché Boccioni era il padre, diciamo, del dinamismo plastico futurista. Ma poi ritroviamo la locomotiva anche come emblema nella pittura di De Chirico. Sugli sfondi della pittura metafisica c'è sempre uno strano trenino che sbuffa. Ecco, ma la locomotiva di Mattiacci è figlia di questi segni, ancorché porti invece una soluzione plastica assolutamente diversa, perché è l'emblema stesso della continuità dello sviluppo del movimento, un cerchio dopo l'altro, questa serialità e questa consecutività dà il senso proprio del dinamismo. Ecco, Mattiacci ha preso, come diceva
un grande scrittore Volponi, La strada per Roma, giovanissimo, perché sapeva di doversi andare a confrontare in quella città con le punte avanzate del dibattito artistico degli anni 60, quindi di quegli anni che avevano ereditato due grandissime lezioni, dopo quelle del futurismo e della metafisica, cioè quelle di Alberto Burri e di Lucio Fontana. Io oggi mi onoro di presiedere la fondazione che Burri stesso ha voluto lasciare alla città di Castello, in Umbria. Ecco, vedete, il gesto dell'artista è quello di, sempre un gesto generoso, lasciare alla popolazione, lasciare alla cittadinanza tutta la sua opera. Questo ha fatto Burri, però ha faticato tutta la vita anche per creare, per realizzare questo suo sogno, questa sua direi grande gesto, grande collezione, e oggi questi due musei sono due punti di attrazione per tutta l'Umbria e per tutta l'Italia. Quest'anno celebriamo il centenario di Alberto Burri, sono 100 anni dalla nascita, e lo celebriamo nel modo più degno, diciamo così, per onorarlo, perché abbiamo già portato il suo lavoro in 14 città italiane e ci accingiamo a portarlo a New York nel Guggenheim Museum il giorno 9 di ottobre di quest'anno, e poi andrà in Germania al Westfalischer Kunstmuseum di Düsseldorf. Ebbene, fra pochi giorni, il 26 e il 27 di giugno, ci sarà una riunione internazionale di grande respiro con tutti gli artisti europei e internazionali proprio a Città di Castello, a cui naturalmente Eliseo Mattiacci è invitato ed è protagonista tra gli altri, perché vogliamo riflettere proprio su tutti quelli che sono i contenuti di questo tempo che sembra avere, diciamo, non avere epoca. Invece bisogna dargliela questa fisionomia, bisogna che qualcuno prenda il rischio, diciamo, di definire questo nostro tempo, e gli artisti lo fanno con l'opera. Bene, questa riunione del 26 e 27 reca con sé anche una mostra a cui Mattiacci partecipa, ed è uno dei tanti modi per dare continuità proprio all'azione dei maestri, maestri che questa generazione, appunto, di Mattiacci e poi di altri artisti importanti, Lo Savio, Cunellis, Castellani, Manzoni e così via, ha ben come dire, continuato a rappresentare una lezione che per loro è stata la spinta per fare ancora meglio, ancora di più, e ci hanno loro stessi consegnato delle opere molto importanti che, diciamo, nel corso del tempo abbiamo avuto occasione e anche l'onore di portare in sedi nazionali, internazionali, come anche nelle prossime scadenze ci saranno importanti mostre dedicate al lavoro di questi maestri. In particolare Eliseo Mattiacci a settembre partecipa a una grande mostra al Museo di Capesaro a Venezia, è momento, diciamo, di grande verifica della sua azione artistica per tanti anni. Io sono molto felice e onorato di essere stato invitato qui stasera, e oltre ad Eliseo, vecchio amico, ringrazio naturalmente i miei ospiti, cioè il direttore Cesare Carnaroli, del presidente dell'Associazione dei Passaggi, che non conoscevo come iniziativa e quindi mi ha consentito di conoscerla, l'assessore e vice sindaco Stefano Marcheggiani, di cui ho ascoltato le parole, lo ringrazio anche del saluto, e tutti voi che siete qui presenti, ci sono anche artisti come Giovanni Termini, Carboni, come Marcucci, vedo così nella sala, alcuni altri, scusatemi se ne perdo qualcuno, ma noi ci teniamo sempre d'occhio e ci, come dire, ci inseguiamo anche senza appuntamenti. Si sa che le cose avvengono, e là dove avvengono queste cose diventano il centro, il cuore pulsante, diciamo, dell'attività artistica. Io sogno sempre un paese che sia, diciamo, con un'anima doppia, a metà come Flaiano, che era ironico, critico e sarcastico, e a metà come è stato Pasolini, cioè appassionato, intenso e impegnato. E questo artista che abbiamo qui oggi stasera, come Eliseo, è un po' tutto questo, a volte ironico, a volte è diciamo appassionato, ma è sempre vivo e molto forte, e noi lo apprezziamo e lo inseguiamo sempre. Grazie, buonasera.
aggiungere qualcosa. Dai, dai. Se trovo la chiave. Eccola, trovo la chiave. Tu si parlava prima di... Hai parlato di Burri e Fontana. Sono stati due artisti importantissimi da tenerli d'occhio, perché chi sbagliava i maestri in quegli anni 60, tra il 60 e il 70, diventava fuori strada. La storia ha lasciato questa verifica. Perciò, quando sono approdato a Roma, questi due maestri sono stati sempre più presenti nel mio lavoro. Era un riferimento costante che non potevi uscire da questa traccia. Però si sa che il lavoro dei giovani, che se devono trovare la loro identità per fare qualcosa di nuovo, però volevo dire che Fontana e Burri sono stati due personaggi tra i più importanti del dopoguerra. Comunque c'era un critico che diceva che Fontana e Burri, che Fontana era più universale, Burri era più astratto, troppo astratto. Ma questo è un errore, perché Burri, con i suoi cambiamenti di materiali, di cose, non c'è dell'astrattismo, c'è magari le fondazioni anche dell'arte povera, tutto un trascinarsi di cose importanti. E Burri, sì, e questo è vero. Comunque è interessante questo incontro anche qui a Fano, perché c'è stato sempre poche manifestazioni per l'arte, però non è rimprovero, è un fatto importante che trascina tutti. Cioè, serve dei giovani, devono essere i primi che fanno avvicinare anche quelli più anziani. Perciò io sono molto soddisfatto di questa cosa, che poi, parlando dei lavori, ce n'è molti, che sono sempre 50 anni di lavoro. Perciò facciamo come fa Bruno, nei momenti, sono stati dei momenti fermi, non dei momenti, degli attimi fermi, però lui c'ha sempre l'occhio che guarda le cose. Allora ha fatto, in questi momenti qui ha buttato lì una cosa che si chiamava micce. Questa cosa delle micce, tutti abbiamo partecipato, almeno una quindicina di artisti, che fa riferimento a questo. A me lo dico perché è stata una cosa importante, che era nella cava di Sant'Anna a Passo del Furlo, qua nella Flaminia, e io cercavo, era nascosta in questa montagna come un teatro arcaico, perciò c'avevo da due o tre anni che cercavo una cosa che servisse per lavorarci sopra, e questo è stato molto importante, perché con Bruno siamo riusciti a mettere insieme, a sfidare il tempo, il temporale, poi fili
cavi d'acciaio che si schiantavano perché il peso era molto. Poi c'era una. C'era un gong, un colpo di gong che dava, che era collegato a una miccia di tonante che faceva il rumore stesso, faceva concretizzare lo spazio che c'era attorno. Difatti, che lo spazio lì si concretizzava, sentivi proprio il fatto della dinamica. Va bene, adesso io ringrazio tutti, verremo a Fano e porteremo qualche amico a raccontargli che succedono delle cose belle, e mi fermo qui. Grazie, grazie. Passiamo adesso alla prima presentazione libraria di oggi. I 100 discorsi che hanno segnato la storia. Presentano gli autori Gianluca Lioni e Michele Fina. Con loro Marco Esposito, direttore di giornalettismo, e l'attore e regista Francesco Siciliano.